Cari ascoltatori di Live Social, eccoci di nuovo insieme all'interno della nostra rubrica dedicata alla medicina, alla salute e al benessere. L'ospite di quest'oggi è una professoressa, è la professoressa Maria Grazia Piccioni. Lei è ginecologa, nonché ricercatore universitario dell'Università La Sapienza, dirigente medico del Policlinico Umberto I, e oggi andremo ad affrontare il parto naturale, cesareo e indotto. Lo faremo appunto attraverso la professoressa Maria Grazia Piccioni, alla quale diamo la benvenuta. Benvenuta a Live Social. Grazie, salve Riccardo e un saluto a tutti. Un saluto a lei, professoressa, un saluto ai nostri ascoltatori. Dunque, quali sono le differenze sostanziali tra parto naturale, cesareo e indotto? Allora, il parto naturale, come dice la parola, è il parto diciamo che avviene per vie naturali, quindi sarebbe il parto fisiologico per eccellenza. Sì. E dovrebbe essere quello di scelta per tutte le pazienti. Il parto indotto è un parto medicalizzato. Sì. Che dunque richiede quindi dei presidi medici, che possono essere diciamo somministrati. Sì. O per via endovenosa o per via locale con dei gel o con dei dispositivi specifici. E il taglio cesareo invece è un intervento chirurgico vero e proprio. E c'è da dire che in Italia purtroppo abbiamo il più alto tasso di tagli cesari d'Europa, che si aggira più o meno attorno al 34%, e questo tasso varia da regione a regione. Più, sì, più frequentemente viene eseguito nelle regioni meridionali, anzi diciamo dal Lazio in giù, che alzano notevolmente la media nazionale. Volevo ricordare solo un'ultima cosa prima della successiva domanda, è che l'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci dice che il tasso di cesare in Italia nel mondo dovrebbe aggirarsi attorno al 10-15%, mentre il nostro tasso purtroppo arriva al 34%. Quindi insomma, professoressa, è un dato direi allarmante, preoccupante in questo senso, o comunque dobbiamo semplicemente porre attenzione? Dobbiamo porre attenzione, dobbiamo cercare magari di consigliare alle nostre pazienti che il parto fisiologico è il parto naturale, perché noi ci troviamo poi di fronte a molte che proprio per loro libera scelta ci richiedono di eseguire un taglio cesareo. Certo. Certo, e quindi insomma bisogna sempre affrontare con attenzione, essere vigili su questo dato, anche e soprattutto in virtù delle future mamme, delle generazioni future. Vedremo, insomma, assisteremo un po' come la situazione si evolverà in tal senso. Andando avanti, professoressa, quali sono secondo lei gli aspetti fondamentali, più importanti nel gestire questi tre tipi di parto, il naturale, il cesareo e l'indotto? Il parto naturale è un parto, abbiamo detto, fisiologico per eccellenza, quindi viene gestito dall'ostetrica diciamo riesce a seguire tutti i tempi la paziente. Certo. Fino all'espletamento del parto. Se ci sono delle difficoltà o se si mettono in evidenza degli aspetti patologici, ovviamente interviene il ginecologo, il medico. Il parto indotto, abbiamo detto, ha delle indicazioni specifiche. Queste indicazioni, per esempio, in caso di gravidanza protratta, noi la durata della gravidanza è di 40 settimane, noi possiamo aspettare fino alla 41esima. Da 41 settimane più un giorno dobbiamo iniziare l'induzione, quindi il parto medicalizzato. Oppure se c'è una rottura prematura delle membrane dopo la 37esima settimana, cioè dopo che il bambino ha raggiunto la maturità polmonare fetale, lo stesso va eseguito in induzione del parto. Certo. E poi ci sono degli aspetti diciamo non così mandatori, ma magari consigliabili che bisogna appunto considerare, che sono per esempio se ci troviamo di fronte a una patologia come una paziente diabetica, una paziente ipertesa o un feto di dimensioni troppo grandi. Allora sono tutti i suggerimenti che ci
inducono a indurre il parto. Certo. Beh, anche per il cesareo abbiamo, lo dobbiamo distinguere, intaglio cesareo di emergenza, cioè quando si verifica una situazione acuta, per esempio una sofferenza fetale acuta oppure una patologia materna che è particolarmente grave, un distacco di placenta, una eclampsia, quindi una patologia grave che ci induce a eseguire immediatamente il taglio cesareo. Sì. Poi c'è il taglio cesareo programmato, e questo programmato per esempio quando il feto non è presentazione cefalica, ma per esempio podalico, cioè non la prima parte che si presenta è il sederino del bambino, non è la testa, allora qui programmiamo un taglio cesareo. Oppure abbiamo detto, se abbiamo un peso fetale eccessivo che supera ad esempio i 4,5 kg, che noi possiamo stimare con l'ecografia in precedenza, allora sì, anche questa è un'indicazione. Insomma, professoressa, io ascoltando, cioè, ci sono veramente tantissimi aspetti diversi che bisogna considerare, sulla quale soffermarsi. Sì, sì, è vero. È un aspetto molto interessante su cui dovremmo porre molta attenzione, per esempio, chi adesso sempre più sta prendendo piede, è per esempio il parto spontaneo dopo taglio cesareo. Ok. C'è un'abbreviazione che lo indica, che è VBAC, che diciamo è un acronimo inglese che sta, sì, per Vaginal Birth After Cesarean, e diciamo che ha tantissime indicazioni, quindi se è passato un tempo sufficiente dal cesareo, sì, precedente, se c'è la volontà della paziente di partorire spontaneamente dopo il cesareo, sì, se ci sono delle condizioni cliniche che lo permettono, dovrebbe essere un tipo di parto auspicabile. Certo, certo. Andando avanti, diciamo, mi metto nei panni delle, sicuramente tra i nostri le nostre numerose ascoltatrici, insomma, ce ne sarà qualcuna che è in gravidanza, in dolce attesa in questo momento, perché no? E proprio un consiglio diretto, professoressa, che possiamo dare in caso di emergenza, non so, una donna le si rompono le acque alle doglie in casa, inizia ad avvertire questo forte dolore. Che cosa fare, quali sono anzi i sintomi che ci fanno capire, anche le precauzioni che vanno prese in tal senso, quindi che ci consente anche un po' di prevenire, di prevedere questo momento, e poi nel momento in cui accade come si può contrastare un po' l'ansia, non entrare nel panico e essere piuttosto, cercare di rimanere tranquilli, controllare la situazione anche durante l'eventuale corsa in ospedale? Prima di tutto dobbiamo distinguere se è un primo figlio o un figlio successivo, perché sì, il tempo di espletamento del parto per un primo figlio è praticamente il doppio rispetto a quello che richiede un figlio successivo al primo. Sì. Quindi se siamo in presenza di una primipara, che sarebbe appunto la gestante che aspetta il primo figlio, sì, allora c'è tutto il tempo, abbiamo tutto il tempo possibile. Se si rompe il sacco gestazionale, quindi c'è la fuoriuscita del liquido amniotico, e questo liquido amniotico è chiaro, la paziente ha tutto il tempo di prepararsi con calma, perché le doglie potrebbero iniziare anche nelle successive 12-24 ore, quindi non è detto che ci sia così l'urgenza di correre in ospedale. Certo. Se ci troviamo di fronte a una paziente invece che ha già partorito, la cosa deve essere un pochino più veloce. Assolutamente. Se ci sono delle contrazioni senza rottura del sacco amniotico, il suggerimento è quello di attendere, di mettersi con l'orologio, aspettare che queste contrazioni siano regolari e soprattutto che proseguano almeno per un'ora, quindi siano ogni 3-5 minuti, e che dopo un'ora persistano, perché è molto frequente in prossimità del termine della gravidanza, sì, che inizino delle contrazioni che poi invece sono soltanto preparatorie, quindi che poi finiscano. Ok, perfetto. Altra cosa da aggiungere è molto spesso può succedere che in seguito a questa attività contrattile la paziente veda un accumulo di muco misto a scarsa quantità di sangue, questo si chiama tappo mucoso. Anche in questo caso bisogna attendere, ma è sempre un segnale che il parto nel giro di 24, massimo 48 ore avrà luogo. Diverso è il caso se c'è una perdita ematica abbondante, sì, allora sì, in questo caso bisogna
precipitarsi in ospedale. Ok, la nostra professoressa Maria Grazia Piccioni è stata estremamente chiara, spero che tutte voi abbiate ascoltato e che vi supporterà in caso ne aveste bisogno, insomma, frutto della sua grande esperienza, professionalità e del suo sapere, lo ha messo al vostro servizio quest'oggi. Allora, siamo giunti alla fine della nostra intervista, prima di salutarci ricapitoliamo velocemente i contatti della professoressa Maria Grazia Piccioni, appunto lei è ginecologa, ricercatore universitario alla Sapienza, dirigente medico policlinico Umberto I. Oggi abbiamo parlato di parto naturale, cesareo ed indotto con preziosissimi consigli. Allora, il suo cellulare 347 342 3739, potete contattarla a questo numero per qualsiasi tipo di supporto ed esigenza in merito a questo e, insomma, lei saprà sempre assistervi nella maniera migliore. Poi l'indirizzo dello studio, Viale Liegi 52, Roma, Parioli. La pagina Facebook Maria Grazia Piccioni, visitatela numerosissimi ogni giorno, mettete tanti like, tanti mi piace, condividete il più possibile e fate girare, perché all'interno di questa pagina che troverete anche e soprattutto informazioni relative alla sua attività, insomma, alla sua professione. Quindi visitate la pagina Maria Grazia Piccioni, numerosissimi, la pagina Facebook, la pagina Instagram Maria Grazia Piccioni, si trovano esclusivamente foto relative alla sua attività, insomma, che è un'attività molto vasta, sono tantissimi anni di attività e ancora continua, più viva che mai. E poi abbiamo, per finire, l'indirizzo email mariagrazia.piccioni@uniroma1.it. Veramente vi ho dato tutti gli strumenti possibili per far fronte a qualsiasi tipo di esigenza tramite la nostra professoressa Maria Grazia Piccioni, che salutiamo e la ringraziamo ancora di cuore. Grazie per essere stata ospite al Live Social. Grazie Riccardo, un saluto a tutti. Un saluto a lei, un saluto ai nostri ascoltatori.